massa che esce dal loro. Sì, io mi sento molto ispirato anche dalle pitture rupestri antiche, antichissime, intendo anche Lascaux o i vari rinvenimenti, per esempio in America anche, so che hanno visto che hanno trovato, ci sono pitture rupestri poi in Africa, insomma comunque in ogni parte del mondo. Uh-huh. E sì, mi hanno molto colpito, almeno le immagini che ho visto, proprio questi gesti effettuati proprio che provenivano dal cuore, che queste persone che hanno dipinto, hanno rappresentato un qualcosa su quelle rocce, lo hanno fatto perché veniva proprio da un'esigenza della loro anima. Uh-huh. Proprio non era né un piacere né un'intenzione razionale, ma era solo secondo me un istinto. Uh-huh. Puro, vero e meraviglioso, insomma. Quindi sì, io sono molto ispirato da questi mondi. E poi ovviamente come italiano mi sento molto gli Etruschi nel cuore, e infatti come vedi cerco un po' di, come posso, per quanto mi è possibile, di imitare queste tecniche e soprattutto questi colori così provenienti dalla terra, fatti manualmente. Lui ho impariato queste tecniche? Sì. Ma sì, le ho imparate perché mi sono occupato molto di restauro di affreschi e quindi proprio nel vero senso della parola ho respirato molto questi muri antichi, questa ricchezza di sapienza, di saggezza antica che c'è. Secondo me in ogni briciolo di un muro antico ci sono delle storie meravigliose che, se sai ascoltarle, ti raccontano i segreti di tutta l'umanità, credo. Per ascolto intendo ascoltare con il cuore, con l'anima, perché secondo me l'arte va ascoltata più che guardata. Ovviamente anche con gli occhi, ma soprattutto con il cuore. Sto pensando come fare qua, se cominciare già. A dare una mano di fondo lì. C'è qualche idea? No, non ancora. Credo che sicuramente procederò con lo stesso sistema, creando un fondo che mi ispiri, creare dei piani, perché come vedi stiamo quasi sconfinando nella scultura, perché come vedi ci sono dei rilievi, quindi inevitabilmente possiamo parlare già di un rapporto fra pittura e scultura. Io credo, mi permetto di osservare questo. Perfetto. Si desprende del muro? Si creano dei piani di luce, quindi inevitabilmente parliamo di scultura, perché la scultura è un rapporto di vuoto e pieno, quindi di volume. Quindi c'è anche la scultura. In modo moderato, ma c'è. E quindi anche qui vorrei creare un fondo simile e poi iniziare con le velature, a passaggi di velature, agire con il colore, cominciare a mettere del colore. Ero partito con l'idea di fare dei rossi, di usare delle terre
calde, terre gialle, mattoni, visto che abbiamo raccolto l'aligio. Sì, e poi mi sono portato dall'Italia un pigmento rosso, un bel rosso tipo cadmio, e vorrei, visto che Pablo mi ha... perché è una terra che contiene ossido di ferro, ed è interessante come... A solo? Vedi? È naturale, questa è terra naturale, che trovi... A sole? Sulle colline di Treviso. Treviso. Bueno, vamos a ver.